Buondì, oggi siamo venuti nel Parco della Maremma, precisamente Parco Naturale dell'Uccellina. Tiriamo giù le bici e iniziamo il nostro percorso tra boschi, monti fino al mare. Ci diamo crema e autan, perché hanno detto che ci sono degli animaletti che l'autan gli fa da aperitivo. Bisogna dare la crema perché sono, cos'è che sono, ha detto? Non sì. Mi ricordo. Comunque mordono, sono leggerissimi e mordono, non sono zanzare, più piccoli, mordono e sono cattivi, cioè tanti, quindi la crema li fa appiccicare, la crema unica. Ci diamo un po' di crema, vediamo un po'. Ecco il percorso che noi dobbiamo seguire. Ecco che questi si mettono la crema. Dritti, vero Paola, era? Dobbiamo arrivare lassù, immagino. Dovremmo vedere tanti tipi di panorami e speriamo qualche animale. Primo cancello da oltrepassare. Secondo cancello da passare. Siamo entrati nel bosco, meraviglioso. Arrivati al monastero di San Rabano. Bello, eh? Cioè in mezzo alle foreste qua, pensa te i frati come stavano, Paola. Cioè bellissimo questo. Entriamo nelle varie zone. Qua è spiegato cos'erano una volta le stanze. Questo è tutto quello che resta del monastero, di questa abbazia di San Rabano. Questo era il refettorio. Vedi? Sono tutti gli ambienti, bellissimi. È bellissimo. Poi in mezzo al bosco della Maremma.
arrivati in un punto, dove ci deve essere una vista panoramica. Andiamo a vedere questo baracchino che abbiamo trovato. Ma buongiorno signora, ma io lei l'ho già vista, sa? Io l'ho già vista. Oh, che bello! Mi ha preso anche un po' di pioggia. Oggi è giornata un pochino ventosa e nuvola, ottima per fare questo tipo di giro in Maremma. E qua il panorama è magnifico, quindi noi andiamo in quella spiaggia lì. Ok Paola? Laggiù immagino, tutta quella spiaggia laggiù. Perfetto, rimettiamoci in movimento. Andiamo giù il cellulare. Ecco arrivare la Paola, bravissima! Oh, mica facile questo stradello qua, eh! Io qua scendo, eh! Oh, se Dio vuole abbiamo finito sta cazzo di strada orrenda, larga 60 centimetri, pendente con Masani, che ne abbiamo fatta metà a piedi e metà in bici. Adesso sembra finita, eh? Si è fatta male? Paola ha fatto un gran volo, che mai va giù per il dirupo. È scorticato. Ok, entriamo in un altro panorama. Ok, vedi? Altro panorama qua, eh? Chiama, come si chiama il posto? Oliveto? Capolungo? No, non mi ricordo. Che meraviglia che è qua. Attenzione. Che belli! E qua ci sono le rastrelliere per lasciare le bici e andare in spiaggia. Non si possono portare in spiaggia, ma io questa non la lascio mica a rastrelliere. Andiamo a vedere se riusciamo ad andare in là. Laggiù chi arriva? Allora Paola, andiamo nella spiaggia più avanti perché qui non c'è chiosco, niente, siamo senza acqua. Ok,
ultima acqua. Andiamo a cercare acqua. Stiamo percorrendo la pineta. A sinistra abbiamo tutto lo spiaggione, ma noi tramite pineta arriveremo al chiosco per l'acqua, fonte di vita. Come va? Ciao! Ciao 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 ciao! Eccoci! Scendendo la bici! Arrivati al chiosco! Al chiosco! Ma che bella macchina! Dove porta, andiamo a vedere. Il mare. Arrivati alla foce del fiume Ombrone, lì c'è il mare e qua c'è il fiume Ombrone che si butta nel mare. Adesso andiamo a vedere il castello di Bocca d'Ombrone, che è quello lì. Maremma Toscana! Che brutto posto dove prendere il sole, comunque contenti loro. Ecco il castello. Arrivati ad un capanno. Ma che ci sarà qua dentro? Guardiamo. Intanto la mia bici e poi una bionda, una biondina, la biondina più bella della Maremma. Allora, e qua c'è
Hai capito? Qua va per la vista. Qua vedi tutti questi uccelli qua. Si vedono. Ok. Oh, finalmente Paolo ha trovato le mucche che cercava dall'inizio. E subito andiamo. Ecco. Guarda anche laggiù, quelle sono quelle con le corna grandi, guarda. Quelle laggiù? Bene, ciao a tutti. Abbiamo appena finito il giro per il parco naturale dell'Uccellina, bellissimo, con panorami veramente, veramente spettacolari di tutti i tipi. E adesso, come prassi, laviamo le bici, o perlomeno, guardate quanta poca acqua esce, perlomeno togliamo della polvere. Ciao a tutti!